Ciao ragazzi e bentornati a Sfida su Strada, il nostro format dove mettiamo a confronto due macchine. Vediamo oggi cosa ci sarà nelle nostre scatole. E tu cosa ne pensi? Iniziamo dalla rossa o dalla verde oggi? Magari dalla rossa o dalla verde, da questa o questa? Vabbè, iniziamo da questa per oggi. Oh, ma questo è molto molto strano. Beh, noi siamo abituati a vedere delle macchine qui e invece oggi troviamo un robot. Ma è evidentemente un robot transformer. Certo, l'ho riconosciuto, è il nostro Tobot Vulcan. E quindi lo mettiamo qua per ora e vediamo il suo concorrente. Oh, ovviamente è un altro robot. Beh, questo è Ursa, sempre dei Tobot, ed è probabilmente un ottimo concorrente. Quindi oggi avremo la nostra battaglia dei robot. Yeah! E dunque, ora che abbiamo conosciuto i nostri due concorrenti, siamo pronti per la grande battaglia dei robot. Ed eccoci qua, pronti a iniziare la prima sfida. Proveremo la resistenza dei nostri robot. Ed eccoci qua, pronti a iniziare. Quindi il nostro primo concorrente, Voca. E dunque, lo mettiamo qui perché dobbiamo controllare la sua resistenza agli urti. Per aiutarci a vedere la loro resistenza, useremo questo. Un fucile non troppo potente, ma che comunque fa il suo lavoro. Bene, adesso possiamo iniziare. Wow, veramente un'ottima resistenza. Adesso dobbiamo provare con Ursa. Quindi, abbiamo provato con lui, adesso tocca a Ursa. Sei pronto? Wow, veramente incredibile. Io non me lo sarei aspettato, sinceramente. E invece Ursa è caduta per prima. Quindi direi che Vulcan è il nostro vincitore che prende il primo punto di oggi. E dunque, eccoci qui per la nostra seconda sfida. Chi tra i nostri due concorrenti sarà il migliore e il più veloce a essere trasformato? Lo scopriamo subito. Ovviamente abbiamo bisogno di un tavolo e almeno di un qualcosa che sembra una sedia. Quindi noi lo troveremo nel nostro garage. E adesso noi andiamo e prendiamo il nostro tavolo e lo portiamo qua fuori. E non è proprio una sedia, ma avrà il suo funzionamento. Chiaramente abbiamo bisogno delle nostre istruzioni, che sono qua dentro. E iniziamo da Vulcan. Allora, ci sediamo qua. E apriamo le nostre istruzioni. Ed eccoci qua. Quindi, da robot a macchina. Adesso possiamo iniziare a vedere chi è il più veloce a essere trasformato. Grazie anche al nostro cronometro. E noi iniziamo subito. E iniziamo. C'è qualcosa che non va. Ho dimenticato. Ah, ecco, ho dimenticato. Chiudere i pugni. E dunque, adesso ci siamo. Forza. Ok. Perfetto. Quindi chiudiamo. Quindi la parte frontale è pronta. Adesso noi possiamo chiudere. Da questa parte, da questa parte non si chiude, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo riaprire da questa parte, ecco qua, così. Poi questo lo giriamo e qua chiudiamo. E alla fine concludiamo così. Beh, credo proprio che sia pronto. Cammina molto liscio, molto 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 comodo. Ok, vediamo. Ed ecco il pezzo finale. E stop! Yeah! Beh, non è stato troppo difficile. 4 minuti e 54, quindi adesso vediamo cosa farà il suo concorrente. Ed ecco qua Ursa, il nostro secondo concorrente. Lo mettiamo qua, prendiamo le sue istruzioni e dunque eccoci qua. Quindi apriamo le nostre istruzioni. Ecco qua, da robot ad animale.
E adesso facciamo partire subito il tempo per controllare quanto ci metteremo. Quindi, a differenza dell'altro, questo qui si trasforma in un orso. Quindi iniziamo ovviamente dalle zampe. Chiudiamo il nostro pugno, mettiamo la prima zampa, poi chiudiamo l'altro pugno, chiudiamo qua per bene. Ok, adesso non girarlo, apriamo da questa parte e mettiamo la sua testa di orso. Oh, perfetto. E adesso passiamo alle gambe. Quindi per le gambe dobbiamo prima di tutto girare gli artigli, che sono parecchio grandi. Ancora gli altri artigli, sono sempre molto grandi, però è molto interessante. E semplicemente si chiude, praticamente allunghiamo bene la gamba e l'altra, e poi il nostro orso è pronto. E stop. Wow, è stato molto più semplice dell'altro, è stato veramente estremamente più semplice, è molto bello. Si apre anche la bocca dell'orso, guarda, è molto 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 interessante, direi. Sta bene in piedi, fermo, è bello, mi piace. Beh, direi che questa sfida è assolutamente vinta dalla nostra ursa, perché ci abbiamo messo 2 minuti esatti. E la cosa interessante è che ha anche le ruote, quindi non ha dei problemi di movimento. È molto molto più semplice, chiaramente. Quindi il punto per la nostra seconda sfida va esattamente a Ursa, che si aggiudica la sfida per la più semplice trasformazione. E allora adesso andiamo alla prossima sfida. Per la nostra terza sfida ho una bellissima sorpresa, adesso lo andiamo ad acchiappare. Oh! L'abbiamo preso e adesso possiamo iniziare la nostra terza sfida. Il nostro aiutante per la nostra terza sfida è già pronto. Questo deciderà chi vincerà la nostra sfida tra il nostro Vulcan e la nostra Ursa. La sfida è ancora una volta di resistenza, e quindi contro il nostro, animale selvatico. Bene, possiamo iniziare. Quindi, il nostro primo concorrente a partecipare alla terza sfida sarà Vulcan, come sempre. È ora di aprire la nostra gabbia, finalmente. Ecco che è arrivato, e vediamo... Non riesce a muoverlo, non riesce a spingerlo, quindi è un'ottima resistenza, direi. Molto interessante, inaspettato quasi. La sua prova è finita, adesso è il turno di Ursa. Beh, amico, stai andando dalla parte sbagliata. Vediamo, si avvicina e... è incredibile, Ursa lo ha spostato, lo sta spostando. Però anche Ursa non si muove, quindi anche qui c'è una fortissima resistenza. E ricordiamo che Ursa ha perso nella sfida prima di resistenza, quindi molto interessante anche questa cosa. Anche se il nostro amico, si lamenta un po' troppo, per questa volta è pari, 1-1. Andiamo a vedere i risultati finali. E dunque, visto che la prima sfida è stata vinta da lui, e la seconda sfida è stata vinta da Ursa, e la terza sfida ovviamente è stata una pari, siamo rimasti sull'1-1. E quindi per oggi è finita 1-1. Di nessuno. Pari. Direi che per oggi abbiamo finito. Possiamo chiudere qui. La nostra sfida è stata molto interessante come sempre, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ricordatevi di mettere like e di iscrivervi e seguire tutte le nostre puntate. A presto. Ciao!